5MLD è il nome della nuova direttiva europea che entrerà in vigore il 10 gennaio 2020 e riguarda le norme antiriciclaggio. Perché interessa a noi? Perché ovviamente una buona parte di questa direttiva è tutta dedicata alle criptovalute. Quindi questo coinvolge su due livelli. Il primo livello ovviamente sono le aziende che operano nel settore delle cripto, che saranno obbligate a avere un certo livello di trasparenza e di collaborazione con le autorità di vigilanza finanziaria per fine di monitoraggio fiscale e ovviamente per antiriciclaggio, ovvero per controllare che non vengano eseguiti movimenti sospetti. Numero due, ovviamente noi che utilizziamo queste piattaforme, gli exchange in primis, e in secondo luogo anche i cosiddetti custodian wallet, ovvero quei wallet forniti da terze parti che offrono un servizio di custodia semplificato, ok? Quindi tutti quei wallet centralizzati, così li possiamo chiamare. Noi dobbiamo stare attenti ai movimenti che facciamo perché dal momento in cui questa legge entrerà in vigore in poi ci sarà una maggior trasparenza e quindi ci sarà il rischio che le nostre transazioni, i nostri movimenti o alla peggio anche i nostri account e la nostra identità possa essere flaggata come rischi, ovvero potenzialmente soggetta a riciclaggio di denaro, a movimenti sospetti di riciclaggio di denaro. Oggi vi mostro innanzitutto in che cosa consiste questa 5AMLD, perché dobbiamo andare a capire di che cosa si tratta e quali normative introduce. In secondo luogo, con l'aiuto di alcuni articoli che ho trovato ben fatti sul web, andiamo a vedere anche come ci conviene comportarci, insomma, dalla sua entrata in vigore in poi. Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Oggi esuliamo un po' dagli argomenti soliti, ma andiamo a parlare di questa cosa che è veramente importante in quanto ci coinvolge, come vi dicevo, tutti quanti. Bisogna fare attenzione, bisogna seguire le regole in quanto altrimenti si rischia davvero di essere esclusi dalle piattaforme o alla peggio essere segnalati agli organismi di vigilanza, cosa che non è mai bella in quanto si rischia di passare poi per quello che non si è, magari a causa di banalissimi errori di valutazione o di utilizzo di una piattaforma. Quindi seguitemi e andiamo a scoprire questa normativa che entrerà a breve in vigore. Quasi dimenticavo, se apprezzate sempre i miei video e i miei contenuti, cortesemente lasciatemi un like anche a questo video che mi incentivate tantissimo a continuare a produrre contenuti sempre più di qualità. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, cliccate la campanellina così riceverete una notifica ogni nuovo video che farò, e il tempismo è tutto nel mondo cripto, essere i primi a reperire informazioni è fondamentale. Infine seguitemi sugli altri canali social, trovate tutti i link in descrizione, ogni canale ha il suo perché. Andiamo avanti. AMLD sta per Anti-Money Laundering Directive e il 5 all'inizio dice che è la quinta versione di questa direttiva. Questa infatti a partire da gennaio andrà a sostituire la quarta andando a, diciamo così, aumentare il numero di obblighi e il numero di aziende, la tipologia di aziende che dovranno sostenere tali obblighi. Gli obblighi fondamentalmente sono di trasparenza e di dichiarazione, ovvero le aziende che sono oggetto di questa direttiva devono mantenere pubbliche, cioè pubbliche o meglio consultabili dalle autorità, degli elenchi dei database dei loro clienti e delle transazioni che vengono eseguite su di esse, e in seguito in caso di interrogazione da parte di delle autorità di vigilanza finanziaria piuttosto che di necessità per motivi di indagini varie sono tenuti a dare le informazioni richieste. Quindi questo è il quadro generale dell'antiriciclaggio. Ovviamente con questa nuova direttiva si abbassano alcune soglie su alcuni strumenti di denaro elettronico piuttosto che piattaforme di vario tipo, e in particolare vengono introdotte in queste categorie di aziende tenute a rispettare questa direttiva anche gli exchange di criptovalute e i cosiddetti custodian wallets, che sono quei wallet centralizzati, diciamo così, ovvero i servizi effettivi di custodia quando noi trasferiamo denaro a un wallet di qualcuno, come può essere ad esempio Conio, per dirne uno. Quindi queste aziende a partire dal 10 di gennaio saranno tenute a rispettare le direttive che venivano imposte prima soltanto ai servizi finanziari classici nonché le piattaforme di denaro elettronico. Quali sono queste direttive nello specifico? Allora, innanzitutto qua
Vi sto mostrando un'infografica che ho preso da Comply Advantage che mostra un po' tutti i punti di questa direttiva, che ovviamente non vi sto ad elencare, ci concentriamo soltanto sul discorso criptovalute. Andiamo quindi a vedere un po' più nello specifico, nel discorso criptovalute, quali sono queste direttive che le aziende dovranno rispettare. Questo ovviamente, oltre che sulle aziende, si ripercuote anche sull'utente, perché l'utente deve stare attento a non risultare poi in quelle transazioni sospette. Allora, le cose che un'azienda dovrà fare sono principalmente di tre tipi, come in realtà si vede meglio in questa infografica sempre. In primis la cosiddetta due diligence sui clienti. Cosa significa? Significa semplicemente quello che viene già fatto ampiamente, ovvero il KYC, la procedura Know Your Customer, intesa come chiedere dei documenti d'identità, una prova d'identità al cliente della piattaforma stessa. Ovviamente dopo l'approvazione di questa legge, il Know Your Customer sarà obbligatorio per tutte le aziende exchange in questo caso piuttosto che wallet custodia che opereranno nei paesi dove questa legge avrà vigore, quindi innanzitutto in Unione Europea, altrimenti non saranno abilitate ad operare lì dentro. Quindi Know Your Customer obbligatorio. Perché? Per avere un database delle identità dei vari clienti, in quanto se uno di questi clienti è un sospetto di riciclaggio, la piattaforma lo deve sapere. E altrettanto, se in quella piattaforma qualcuno fa delle operazioni che potrebbero essere intese come sospette di riciclaggio, allora si sa chi è stato e si può comunicare agli organismi di vigilanza finanziaria. Numero 2, il monitoraggio del comportamento in corso dei clienti, il che si intende come osservare le transazioni che vengono fatte da dentro a fuori, quindi dalla piattaforma ad altre destinazioni, oppure da altre destinazioni alla piattaforma. E questo a quale scopo? Numero 3, ovvero il reporting, riportare alle autorità finanziarie, ovviamente, le attività ritenute sospette. Come funziona la valutazione di un'attività? Allora, questo è spiegato in realtà molto bene nel testo della legge stessa, io ve lo riassumo per farvela semplice, per non farvi il pappardellone. Comunque, ad ogni transazione viene assegnato un punteggio di rischio. In base a cosa? In base a diversi parametri, tra i quali ovviamente i precedenti, diciamo così, della persona che esegue la transazione. Chiaramente, se uno ha precedenti di sospetto riciclaggio, quella transazione sarà già di default ritenuta più rischiosa. Quindi ci sarà appunto un punteggio, immaginiamocelo da 0 a 10, dove 10 è massimo rischio, 0 è bandierina verde e magari si partirà con un punteggio già intermedio, a seconda poi del caso. In base a cosa altro? Alla destinazione. Chiaramente, se io invio ad un wallet, ad un indirizzo che si sa essere legato in qualche modo al darknet piuttosto che a servizi di mixing, tra parentesi qua tra poco ne parliamo in maniera un po' più approfondita, piuttosto che a piattaforme poco legali, ecco, allora quella transazione sarà anch'essa flaggata come risky, come sospetta. Di conseguenza cosa succede? Che se un profilo più volte invia transazioni sospette, rischia di essere flaggato lui stesso e nel peggiore dei casi poi riportato alle autorità finanziarie. Questo a scopo appunto di monitoraggio. Il discorso delle piattaforme vietate, non vietate, sospette, non sospette. Ecco, ogni address, grazie al fatto che comunque la tracciabilità di Bitcoin alla fine è totale, a meno di alcune particolari come appunto il mixing, ma anche lì si è arrivati ad un livello di intelligence. Ci sono alcune aziende che fanno questo di mestiere, controllano le transazioni su blockchain, controllano gli address e cercano di evidenziare e legare gli uni con gli altri gli address dei mixer, che sono quei servizi che mischiano le transazioni l'una con l'altra, quindi io invio i miei Bitcoin a un mixer con lo scopo di lavarli, diciamo così, o meglio, renderli non più rintracciabili che arrivano da me. E quel mixer lì le mischia la mia transazione insieme a tante altre e gli output poi non sono più riconducibili alle diverse transazioni in ingresso. Questo è un po' lo scopo del mixer. Un servizio di questo tipo ovviamente non è visto bene dall'antiriciclaggio, in quanto quello che fa a tutti gli effetti è riciclare le transazioni e quindi uno può farlo sì per privacy, quindi senza nessuno scopo malevolo, però ahimè nessuno ci garantisce che è così.
Quindi, quando si fanno delle transazioni verso alcuni address che sono ritenuti appunto a semaforo giallo, rosso, arancione, con un punteggio di rischio alto, la transazione stessa viene flaggata come ad alto rischio e da lì poi partono tutta una serie di indagini. Chiaramente, se un'autorità di vigilanza finanziaria poi chiede alla piattaforma: fammi sapere se questa persona ha fatto transazioni sospette, perché abbiamo già dei sospetti su di lui, l'exchange ovviamente è obbligato a dire questa informazione. E allo stesso modo, se l'exchange vede che una persona supera un certo punteggio di rischio, è obbligata a dire, a scrivere all'organismo di vigilanza e dire: attenzione che Mario Rossi ha superato il punteggio massimo di rischio e quindi è una persona sospetta, e poi loro decideranno se fare o meno le loro indagini. Ecco, quindi questo è un po' il quadro di ciò che la nuova legge andrà a fare. Noi quindi, cioè le aziende ovviamente dovranno adeguarsi introducendo tutta questa serie di controlli, il che significa investire fondi, aprire nuovi uffici e stare un po', cioè dedicare del tempo e del denaro all'antiriciclaggio, un po' di intelligence su ciò che accade al loro interno. Quelle piattaforme ovviamente che vogliono operare sotto queste normative, quindi negli stati in cui queste normative sono vigenti. Noi utenti dobbiamo stare attenti a stare, insomma, attenti appunto a non inviare fondi agli address sbagliati, quindi magari evitare di usare i mixer, evitare di inviare fondi ad address sospetti, cioè cercare comunque di operare nel legittimo e poter dimostrare comunque sempre di essere in buona fede e di essere svincolati da qualsiasi attività illegale. Attenzione quindi a questa cosa, da chi si riceve i fondi e a chi li si manda. Vi riporto un caso curioso che è saltato fuori su Twitter un po' di tempo fa, in quanto alcune aziende, ovviamente alcuni paesi del mondo già hanno delle leggi di questo tipo e le aziende comunque si sono messe avanti per cercare di rispettarle. Binance Singapore è caduta un po' in discussione per questo motivo, nel senso che un utente di Binance Singapore aveva fatto dei trasferimenti di Bitcoin a Wasabi Wallet, che è un wallet per l'appunto che ha integrato un sistema di mixing tramite CoinJoin, che appunto quello che fa è proprio mischiare le transazioni per rendere gli output non più rintracciabili, cioè non più legati agli input in maniera univoca, quindi difficili da rintracciare. Binance Singapore aveva, diciamo così, blacklistato oppure messo a punteggio di rischio alto i wallet di Wasabi, come vedete dalla mail che è stata inviata da Binance a questo utente, e di conseguenza gli hanno frizzato l'account e i movimenti. Lui è stato costretto a dare dichiarazione scritta di essere innanzitutto in buona fede e di aver inviato i bitcoin a Wasabi soltanto per motivo di privacy e non di riciclaggio, e in secondo luogo di dire che non succederà più. Quindi questo è perché non gli piace molto ovviamente un servizio di mixing di quel tipo lì. Inoltre gli è stato imposto di fornire alcune informazioni come il suo guadagno annuale, che lavoro fa, insomma quelle cose che ci chiedono attualmente le banche quando apriamo un conto corrente. Ma perché lo scopo di questa 5AMLD è proprio di equiparare gli exchange a piattaforme di servizi finanziari, e quindi devono chiedere le stesse informazioni e devono fornire le stesse informazioni agli organismi di vigilanza finanziaria. Ovviamente non bisogna esagerare la cosa, non è che da adesso in poi non si può più fare niente perché altrimenti si viene bloccati, insomma, ecco, ci sono delle scelte da fare, come sempre. Si può scegliere di continuare a utilizzare queste piattaforme, questi exchange che seguono le direttive, le normative, sapendo che si ha comunque un grado di tutela maggiore, perché le piattaforme che seguono le regole sono quelle piattaforme più legittime di solito. È inutile dire che bisogna uscire fuori, violare le regole, girarci intorno, perché alla fine non è corretto. Insomma, se ci sono delle regole vanno seguite, ed è anche un bene, secondo me, per l'industria delle cripto. L'alternativa ovviamente è seguire quegli exchange, cioè utilizzare o gli exchange decentralizzati, i DEX, che ovviamente essendo decentralizzati non devono sottostare a certi tipi di regole, non c'è la profilazione dell'utente, eccetera eccetera, oppure usare quegli exchange che non si sa bene da dove arrivano, da qualche isola sperduta o da qualche paradiso in giro per il mondo. Ecco, però ovviamente si va incontro a rischi maggiori, bisogna essere consapevoli di questo. C'è una discussione che ci tengo a portare avanti, ovvero
secondo voi la regolamentazione è bene o è male per l'industria delle cripto? Io in parte vi ho già risposto, ci tengo che voi mi diciate anche la vostra qua sotto nei commenti, quindi ditemelo che ci tengo anche a discuterne un po' con voi. Io vi dico la mia, la regolamentazione è bene. Per quale motivo? Perché dà legittimità. Finalmente siamo riusciti ad uscire, no, dal binomio cripto uguale malavita, cripto uguale crimine, proprio perché non è così, l'abbiamo capito tutti. Bitcoin è trasparente, poi è vero ci sono le privacy coin che purtroppo, cioè purtroppo perché sono nate con uno use case specifico, purtroppo per loro tenderanno ad essere tagliate fuori in quanto viste molto male, viste sempre peggio e quindi non so poi che fine faranno. In ogni caso Bitcoin è trasparente, quindi direi che per fini criminali non conviene affatto utilizzare Bitcoin, si rischia anzi di essere beccati molto più facilmente che utilizzando denaro contante o altri circuiti. E una maggior legittimità spiana la strada comunque agli imprenditori, a chi vuole fare azienda, a chi vuole fare business in maniera legittima utilizzando Bitcoin, quindi crea terreno fertile. Inizialmente chiaramente ci sarà una fase più difficile, perché la fase di adattamento, bisogna adattarsi alle nuove regole, le aziende devono investire più soldi, qualcuna ho visto si sta rifiutando, sta chiudendo i battenti perché dice io mi rifiuto di fare i KYC, io ci tengo alla privacy eccetera eccetera, e ognuno insomma fa la sua scelta ovviamente. Chi investirà per riuscire a implementare queste nuove regole e a seguire le direttive ci avrà solo che da guadagnarci, perché sarà un'azienda vista in maniera legittima, un exchange visto in maniera legittima e attirerà sicuramente anche degli utenti che prima erano titubanti, proprio perché c'era questa barriera di legittimità. Quindi io credo che a lungo termine la regolamentazione sia un bene, proprio perché crea possibilità di fare azienda e di importare capitali, ecco, detto in maniera molto molto semplice. Ovviamente non deve essere una cosa, la regolamentazione, che taglia le gambe alle cripto, quindi non deve essere esagerata, non devono esserci tassazioni senza senso, non devono esserci regole esageratamente strette, ecco lì sta il buon senso poi di ogni ente regolamentatore fare questo. Io vi chiedo di nuovo, cosa ne pensate? Come vedete il futuro delle cripto anche in vista di questa nuova legge? Io adesso sto cercando di contattare persone esperte in questo campo, magari direttamente da alcune piattaforme, per fare una chiacchierata con loro proprio sul futuro delle loro piattaforme, magari in vista di questa nuova legge, o comunque per avere una voce da un esperto del settore, perché sì, io mi sono documentato, però non mi reputo un esperto in questo campo e quindi vorrei approfondire, magari se avete domande da fare di cui vorreste la risposta, chiedetemele sotto nei commenti, così io le porrò a chi riuscirò ad intervistare. Detto questo, vi faccio un caro saluto e alla prossima, buona serata a tutti quanti.